Ideawebtv.it, ben trovati a tutti e tanti auguri di buon Natale oggi, martedì 25 dicembre. Andiamo ad avviare una riflessione su quelli che sono i temi più strettamente spirituali legati a questa importante ricorrenza del mondo cristiano. E lo facciamo in collegamento telefonico con Sua Eccellenza Giacomo Lanzetti, vescovo della diocesi di Alba. Eccoci, buona giornata, tanti auguri naturalmente. Buona festa anche a voi amici in ascolto. Vescovo, è un... di augurio che la liturgia ci porta, fratelli, il Signore vi faccia crescere e sovrabbondare nell'amore fra voi e verso tutti, come sovrabbonda il nostro per voi, per rendere salvi i vostri cuori e irreprensibili nella santità davanti a Dio e Padre nostro alla venuta del Signore nostro Gesù Cristo con tutti i suoi santi. Su voi, fratelli e sorelle, nella fede e nel comune impegno nella vita cristiana invoco pienezza d'amore, di gioia e di pace nel Signore. Ecco, abbiamo vissuto un tempo molto bello, il tempo dell'Avvento, che ci ha preparato a questa giornata splendida del Natale. La parola di Dio ci ha aiutato a corrispondere alla presenza del Signore. Corrisponde, cioè col cuore, con l'entusiasmo, rispondere alle attese del Signore che agisce nella nostra vita e nel nostro cuore, non ci abbandona mai. Ogni volta che noi ascoltiamo la sua parola, attualizziamo nella nostra vita il suo messaggio ed è Natale tutti i giorni. Ci sia in voi questa capacità di sovrabbondare di amore. Da tutto questo vi riconosceranno. Da tutti sapranno che siete miei discepoli se avrete amore gli uni verso gli altri. Questo è Giovanni nel capitolo 13, chiama realmente, ascolta la parola del Signore e la comunica con delicatezza, con rispetto, nel pieno compimento della gioia di avere tra di noi il Signore nostro Gesù Cristo che si è incarnato, sta nella nostra storia, nella nostra vita tutti i giorni. Una comunità, amici, è sconquassata da vera crisi quando non ci si ama, quando non sono più i sentimenti di Gesù Cristo a normare la nostra vita e gli affetti, quando non si racconta più Gesù nelle relazioni che hanno smesso di essere fraterne, solidali, attente e calde. Crisi nera e vera c'è quando, secondo il Vangelo, quando il propellente della vita e delle storie nutriti di odio, ripicche, vendette, invidie, maldicenze non sono volontà di perdono. È una crisi paurosa che si manifesta talvolta anche nei nostri gruppi e nelle nostre comunità diocesane, nelle nostre parrocchie. Da questa crisi la vera tragica e irreversibile notizia è che dobbiamo affidarci ancora una volta, se lo volete, alla meraviglia della presenza del Signore che può strapparci, riconsegnandoci quella speranza che non delude, perché Egli è Dio con noi. Sono convinto che queste brevi parole possano motivare un augurio senza rovinarvi la gioia del pranzo natalizio, ma siano capaci di attivare delle domande profonde nella vostra vita, sulla esistenza della vostra vita, sul modo di vivere la vostra vita, alle qualità di amore che portate avanti nella vostra vita. Vi saluto cordialmente, dandovi il pensiero che ho scritto nei biglietti di augurio ai miei diocesani. Anche oggi, a suo modo, umile, il Signore è presente e dà calore ai nostri cuori. Mostra vita, crea carismi di bontà e di carità che illuminano il mondo e sono per noi garanzia della bontà di Dio. Sì, Cristo vive, è con noi anche oggi e possiamo essere felici anche oggi, perché la sua bontà non si spegne, è forte anche oggi. Vi ringrazio dell'ascolto e vi comunico questa gioia che mi è stata regalata di parlare a gente che non riesco a vedere in faccia, ma so che avete tutti il volto del Signore che è venuto in mezzo a noi e che attraverso noi continua a dirci ti voglio bene e ho bisogno di te per un mondo nuovo e un mondo migliore, dove ogni difficoltà viene spenta e la pace che regna nei nostri cuori viene diffusa nelle vostre famiglie attraverso la gioia dell'incontro con Gesù. Grazie ancora e auguri a tutti di Santo Natale e di buon anno.